Cari fratelli, amici interisti, eccoci qua, vi faccio solo vedere quanto ho scritto perché ricominciano i video sul calciomercato. Se vi ricordate che per chi mi ha seguito la scorsa estate facevo un video al giorno di calciomercato, sono stato molto seguito, è andata molto bene, ho visto che vi è piaciuto e quindi lo riproponiamo, anche perché a me il calciomercato piace tantissimo. Mi piace tenermi informato e tenere informati voi, perché sull'Inter, diciamolo chiaramente, molti giornali sparano che è una meraviglia. Quindi mi piace tenermi informato e tenere informati anche voi. Come lo scorso anno andrò a leggere i vostri commenti, quindi mi raccomando, qui sotto commentate, scrivetemi la vostra opinione, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, se prendereste quel giocatore, no, sì, insomma, scrivetemi quello che vi pare, che io nel video dopo vi leggerò. Poi non devo ancora capire se farlo prima, all'inizio del video, alla fine, e integrarlo mentre leggo le news, vedrò. Quindi, come l'anno scorso, andiamo a vedere questo mercato dell'Inter, che sarà molto interessante, molto forse anche più complicato dello scorso anno, perché ci stanno veramente già a fine maggio cose che si dicono, ragazzi, che è una meraviglia, e quindi ne parliamo insieme. Cosa andiamo a parlare in primis? Io direi di iniziare dalle cose più succulente, no? Quindi Lukaku, Dybala, Mkhitaryan, che sono le cose che dovrebbero essere più immediate, perché sono parametri zero, Sanchez e Vidal che devono uscire, insomma. Vediamo un pochino. Allora, Lukaku. Oggi, allora, intanto Lukaku ha preso le distanze da Pastorello, non vuole agenti al suo fianco, eccetera, e oggi ci sarà l'incontro con l'avvocato di Lukaku per capire come strutturare l'operazione, lo stipendio, appunto l'ingaggio, cioè, insomma, vedere un po' come poter fare. Vi dico già due cose. La prima è che questo incontro non sarà l'incontro, non è l'incontro più importante. L'incontro più importante sarà quando ci sarà Lukaku che andrà a parlare con la nuova proprietà del Chelsea, perché è lì che si deciderà tutto, non qui, perché tanto qui Lukaku vuole tornare, si deciderà come fare, è tutto ok. Però poi sta il Chelsea accettare, perché, seconda cosa, l'unica, ve lo dico oggi, l'unica soluzione di vedere Lukaku all'Inter è in prestito. Toglietevi dalla testa acquisti, togliete dalla testa il titolo definitivo Lukaku. L'unica soluzione è che Lukaku venga in prestito. Quindi il Chelsea deve accettare il prestito. Se il Chelsea non accetta di dar via Lukaku in prestito, si chiude prima di iniziare l'operazione, perché tutto sta a vedere se il Chelsea accetta. Poi, per quanto riguarda ingaggio, cifre, cioè, un accordo si trova, perché comunque, ve lo dico, Lukaku come ingaggio ha deciso, comunque è disposto a tagliarsi l'ingaggio del 40-50%, andare a prendere sui 7 milioni, ok? E se si riesce a prendere Lukaku entro fine giugno, se non erro, si può usufruire del decreto crescita, se non erro, poi magari sbaglio, e quindi si andrebbe a prendere circa lordi sui 10 milioni. Quindi Lukaku è disposto a tagliarsi l'ingaggio, per l'ingaggio non ci sono problemi, si troverà un accordo, verrà in prestito, tutto sta a vedere il Chelsea che ha speso 115 milioni, che quest'estate sarà a bilancio Lukaku a 92, estate 2023 a 69 milioni, estate 2024 a ben 46 milioni, che comunque è una cifra molto alta. Capite bene che prenderlo a titolo definitivo è molto difficile, se non impossibile. Quest'anno sicuramente impossibile, per i prossimi anche lì, secondo me. Quindi l'unica cosa da vedere è cosa dirà il Chelsea. Ultima cosa, perché qua bisogna anche parlare, perché io sento parlare come fa l'Inter a permetterselo, se l'Inter prende questo e quello deve vendere quell'altro, e bla e bla e bla bla bla, tanti bla bla. Lukaku, ripeto, se arriva in prestito, quindi cartellino uguale a zero, l'ingaggio, che sarebbe 7 milioni, lordi col decreto crescita sono 10, e lo stesso di Perisic, 10 milioni.
E voi direte, com'è possibile se uno prendeva, avrebbe dovuto prendere 5 più bonus e lui 7? Perché appunto c'è il decreto crescita, che fa risparmiare sull'ingaggio, per dirlo in maniera molto sbrigativa. Quindi l'ingaggio di Lukaku, se è confermato questo qui, è uguale a quello di Perisic, quindi esce uno, entra uno. Ok? L'ingaggio, l'ingaggio, il monte ingaggi non diminuisce, ma neanche aumenta, resta lì. Ok? Dybala. Dybala sta aspettando l'Inter. Perché? Perché sa che l'Inter deve prima liberarsi di Sanchez o di Sanchez e Vidal. Su Sanchez e Vidal c'è, se non sbaglio, una clausola con una buona uscita da 4 milioni, però io penso che l'Inter sta vedendo se riuscire o abbassando o per abbassare la buona uscita o per vedere se riesce a venderlo. Anche con un indennizzo, come è successo tra Inter e Roma per Dzeko, con un indennizzo, una cosa da niente, in modo tale da non pagargli magari la buona uscita o pagargliela di meno. Vedremo. Sappiamo che su Vidal c'era il Flamengo, se non sbaglio è uscita anche una squadra araba. Su Sanchez ci sta il Siviglio, ho sentito del Barcellona, ci sono un po' di squadrette. Quindi vedremo come succederà. Però se non esce almeno Sanchez, Dybala non entra, per questo che Dybala sta aspettando. Ma c'è un patto, diciamo un accordo vocale con Marotta, e la proposta che l'Inter gli farebbe sarà 7 milioni per 3 anni. E anche qui, tra l'altro, Marotta si è pure esposto l'altro giorno dicendo spero giochi con noi, eccetera. Quindi capite bene l'intenzione di Marotta. Anche qui, come fa l'Inter a permettersi bla bla 7 milioni Lukaku, 7 milioni di ba? Anche qui dovete calcolare che escono Sanchez e Vidal rispettivamente 7 milioni e 6 milioni e 8, se non sbaglio. E se voi mettete insieme lo stipendio di Sanchez e Vidal, ok, ecco, lo stipendio di Dybala è inferiore del 25%. Quindi anche qui il monte ingaggi si abbassa, perché lo stipendio, l'ingaggio di Dybala è inferiore del 25% agli ingaggi di Sanchez e Vidal messi insieme. Quindi escono due, entra uno, e anche monte ingaggi che si è ridotto. Mkhitaryan. L'offerta per Mkhitaryan è 3 milioni e mezzo più bonus. Sì, lui, per rispetto della Roma, sta aspettando l'ultimo incontro, l'ultima proposta della Roma, ma la Roma sembra che non rilancerà. Quindi se la Roma non dovesse rilanciare, adesso l'Inter aspetterà ancora massimo, penso, 48 ore e poi si vedrà il tutto. Vedremo se la Roma effettivamente non rilancia o alzerà l'offerta, vedremo. Anche qui, perché pensate che Marotta fa le cose senza pensare a cazzo di cane? No, Don Beppe è Don Beppe. Mkhitaryan alla Roma, anche lui usufruisce del decreto crescita, quindi venendo all'Inter usufruirà del decreto crescita. E attenzione, orecchie spalancate, Mkhitaryan a queste cifre, quindi 3 milioni e mezzo più bonus, quindi sarebbe sui 4 milioni bonus compresi, per 2 anni prenderebbe meno di Vesino, non uguale, meno. Anche qui monte ingaggi che si abbassa. Quindi se, cari amici interisti, vengono da voi a dirvi come fa l'Inter qua a destra a sinistra, deve vendere per forza perché stanno rosicando magari, poi diteli Lukaku uguale Perisic, mi è caduta la penna, Lukaku uguale Perisic, escono Vidal e Sanchez, entra Dybala che prende il 25% in meno e Mkhitaryan prende meno di Vesino. Non vedo cose che fanno aumentare il monte ingaggio o spese di cartellini. Quindi rispondeteli così, no, che noi vogliamo essere ben informati. Perisic, appunto, sappiamo che andrà al Tottenham a 6 milioni per 2 anni, l'Inter aveva offerto 5 più bonus per 2 anni o comunque un anno più opzione, e secondo me l'Inter più di così ha fatto bene a non offrire, perché ragazzi, Perisic ha 34 anni. E dare 6 milioni per uno che ha 34 anni mi pare un'esagerazione, visto che abbiamo comunque uno che si chiama Robin Gosens. E quindi si punterà su Gosens e si andrà a prendere un panchinaro. Si sono fatti tanti nomi, Udoge, Bellanova mi pare, Parisi, insomma
non mi fanno impazzire, tranne Udoge, che devo dire che è un gran bel giocatore, ma si sa che l'Udinese vuole i soldi. Io sinceramente ho visto nella primavera un giovane interessante che si chiama Carboni, Franco Carboni, perché se non ci sono, ce ne stanno due di Carboni. Franco Carboni, che è un esterno sinistro, un terzino sinistro, quello che è stato anche convocato nella nazionale argentina e devo dire che non è malissimo. E io penso che sarebbe anche ora che l'Inter facesse anche mettesse anche qualche giovane in prima squadra, perché ce ne stanno di interessante, da Casadei a Carboni. Quindi abbiamo visto anche i vari Satriano, Stankovic, Oristanio, che stanno giocando in Olanda. Insomma, ce ne ha una primavera che è nelle prime in Italia, o prima o prime due insieme alla Roma. Quindi ce ne ha di giocatoroni. Ecco, questo Carboni potrebbe essere una soluzione che in panchina potrebbe crescere e fare bene. Invece di andare a spendere soldi per Parisi, Bellanova, a meno che non mi vai a prendere Kostic, che comunque deve andare a spendere 10-15 milioni, e De Lonetti in panchina sarebbe comunque una signor fascia sinistra. Però io penso che l'Inter abbia non voglia spendere più di tanto e andare a puntellare altre zone del campo. Secondo me, questo Franco Carboni non sarebbe, è una soluzione interna interessante. Andanovic ha già detto rinnoverà per un altro anno, anche qui da 3 milioni e mezzo che prendeva andrà a prendere 2 milioni e mezzo. Montengaggi che si abbassa, Ranocchia non rinnova, ma ho sentito addirittura che ci potrebbe essere il Monza che vorrebbe prenderlo. Di Gregorio con la promozione del Monza è stato riscattato a 4 milioni. Per Pirola invece il Monza vorrebbe uno sconto, perché 7 milioni per loro sono troppi per questo Pirola, anche secondo me, però peccato. E quindi l'Inter comunque è disposta a trattare, qui io penso che una soluzione si troverà e che Pirola venga riscattato a cifre inferiori, penso sui 4 milioni, 4 milioni e mezzo comunque, e sono già 4 più 4 sono già 8 milioni trovate, visto che in tanti parlano di 60 milioni da fare, ecco, sono quasi già 10 milioni tra Di Gregorio e Pirola, dico solo questo. Di Sanchez Vidal abbiamo già parlato, Vesino è andato via, ringraziamo Vesino per quello che ci ha dato, dovrebbe andare alla Lazio, però vedremo dove andrà. Ovviamente Caicedo tornerà al Genoa, Onana è già nostro. Si parla tanto della difesa, Bastoni, De Vrij, Bremer. Ultimamente stanno uscendo queste voci di Bastoni, che sarebbe il sacrificato, 60 milioni, Tottenham, United, destra, sinistra. A mio parere, ad oggi, 31 maggio 2022, ad oggi sono solo chiacchiere, chiacchiere per vendere, per rompere le palle, perché quelli che parlano di Bastoni sono sempre quei due giornali. Stop, stop, finito. Sono quelli che dicono che deve vendersi Lautaro, quelli che dicono che si vende Bastoni, quelli che dicono che Dumfries è di qua, quelli che dicono che Barella è di lì. Sempre quelli sono. Quindi anche la questione Lautaro, che se vengono di Bale e Lukaku per forza Lautaro deve essere venduto, è una cazzata, perché, scusatemi, Lautaro più Dybala più Scamacca, che prima si parlava di Scamacca, fattibilissimo, fattibilissimo, che Scamacca andava a spendere minimo 30 milioni e prendeva di stipendio minimo penso 3 milioni per 4-5 anni. Fate un po' i calcoli, sono più o meno sui 40-45 milioni da spendere. Lautaro più Dybala più Lukaku è impossibile, Lautaro deve essere venduto. Quando spendi zero di cartellino e hai lo stesso ingaggio che aveva Perisic, capite bene che lo fanno per rompere le palle. Perché ricordo che una grande squadra deve avere anche i panchinari forti, non solo i titolari. Quindi che abbiamo Dybala, Lautaro, Lukaku, Correa, Dzeko, è solo un plus, solo una cosa in più, una cosa che ci fa essere forti anche quando facciamo le sostituzioni. Non solo i titolari forti, anche la panchina. Quindi su Bastoni ad oggi per me sono solo chiacchiere. Di De Vrij si parlerà, se non sbaglio, oggi anche del suo futuro, e quindi si vedrà un po' cosa fare. Di Bremer l'accordo col giocatore c'è già da tempo.
Cairo chiede sui 25-30 milioni. Non ascoltate quelli che dicono il Torino chiede 45-50. È una stronzata. Perché Bremer, quando ha rinnovato, è stata fatta. Ha rinnovato perché c'era una promessa. La promessa di Cairo è che non sarebbe stato venduto e non avrebbe chiesto più di 25-30 milioni. E Bremer ha accettato e ha rinnovato. Anche perché nel gennaio 2023 c'è una clausola nel contratto di Bremer che è clausola rescissoria 15 milioni. Quindi, se a gennaio 2023 c'è una clausola di 15 milioni, secondo voi Cairo può tirare tanto la corda e chiedere 40-50 milioni? Quando io aspetto 4-5 mesi, che tra l'altro c'è anche il mondiale, quindi il campionato si fermerà, e a gennaio mi prendo Bremer a 15 milioni? Non penso che vada a rischiare e perdere poi un giocatore a 15 milioni. No, non penso, no? Basta anche usare un po' di logica. Non penso vada a rischiare chiedendo 40 milioni quando a gennaio uno se lo può prendere a 15. Nessuno farebbe una cosa del genere. Quindi secondo me si può andare a prendere sui 20-25 milioni, anche perché poi il Torino sta chiedendo informazioni per Pinamonti, perché a quanto pare Belotti è sempre più lontano da Torino, quindi serve un attaccante al Torino, e hanno chiesto informazioni per Belotti, quindi potrebbe essere un'ottima contropartita. Anche qui bisogna trattare col Torino. Di Frattesi e Scamacca non se ne sta più parlando, sia di Scamacca perché è uscito anche Lukaku, ma anche di Frattesi, che magari sembrava che dovesse arrivare. Adesso di Frattesi si sta parlando molto bene, forse i rapporti con Carnevali si sono un po' raffreddati, anche perché sembra che loro ci hanno i Messi e Cristiano Ronaldo della situazione, che chiedono per ogni giocatore almeno 40 milioni. Va bene. Come vice Brozovic si sta pensando ad Aslani, che è valutato 15 milioni, e anche qui l'Empoli sta vedendo se trattenere Pinamonti, o a quanto ho sentito addirittura invece di Pinamonti vorrebbe chiedere Esposito, Sebastiano Esposito, che però bisogna ancora vedere col Basilea con cosa succede, se lo riscattano, se non lo riscattano. Insomma, anche qui Esposito potrebbe essere una contropartita per far abbassare il cartellino. Quindi, poi, ultime due cose, Gagliardini sembra voler provare altri stimoli, io sono contentissimo, c'è la Fiorentina dietro, e Sensi c'è il Monza interessato. Allora, su Sensi c'è sia Monza che Fiorentina, e su Gagliardini la Fiorentina, ma sulla Fiorentina solo se non riscatterà Torreira, perché ovviamente non riscattando Torreira deve andare a prendersi qualcun altro. Se riscatterà Torreira, la Fiorentina ovviamente non va a prendersi magari Gagliardini o Sensi, ma Sensi lo vedo molto vicino al Monza. Speriamo che è valutato 15-20 milioni, forse anche un po' troppi 20, ma sui 15 magari si può fare 10 più buono qualcosa, vediamo, però si può fare tra i 10 e 15 milioni al Monza. Se Gagliardini va alla Fiorentina dipende, se poi prendiamo un sostituto bene, se no può anche rimanere, ma io ripeto, abbiamo tanti giovani, abbiamo anche quella Gumè, ragazzi, Gumè secondo me potrebbe venire perfettamente al posto di Gagliardini, e quindi avere un Mkhitaryan che sarebbe comunque un vice Çalhanoğlu, avere un Aslani, un vice Brozovic, e avere magari Agumè invece di Gagliardini, ecco, quindi come vice, diciamo, Barella, anche se non è proprio la stessa caratteristica, però comunque uno in panchina che comunque secondo me può crescere meglio di Gagliardini. Sensi purtroppo ha troppi infortuni, troppo non mi fido, e quindi speriamo che il Monza faccia quel passo. Quindi ragazzi, molto velocemente ho ristretto tutto. Vi ho spiegato la questione Lukaku, sullo stipendio, sull'ingaggio, sull'impatto che avrà, Dybala l'impatto che avrà, Mkhitaryan l'impatto che avrà, se arriva Bremer ovviamente uscirà De Vrij, e quindi i prezzi comunque sono lì, oppure anche con le contropartite, Aslani ci sarà magari una contropartita, oppure si virerà su qualcun altro, insomma staremo a vedere. Sicuramente le prime cose, le prime operazioni saranno addio di Sanchez e Vidal, e risolvere la questione di Dybala, Mkhitaryan e magari poi in secondo luogo anche Lukaku, perché ripeto, se si fa entro fine giugno c'è il decreto crescita. Poi il resto comunque si tratta, perché comunque per Pirola si tratta,
Comunque anche Bremer si vorrebbe chiudere subito appena inizia il mercato, quindi si faranno queste cose che si tratta di parametri zero, quindi diciamo che il prima possibile, e poi tutte le altre cose, magari si farà più avanti Aslani con calma, queste cose qui, Aslani, eccetera eccetera eccetera, insomma vedremo, io vi terrò informati. Non so se farò video ogni giorno, mi scuso per la lunghezza del video, ma il primo deve essere così lungo perché vi devo spiegare bene le cose, in modo tale che nei prossimi video non le dovrò ripetere, perché le saprete già. E quindi niente, io vi aspetto, un bel like, un bel commento, vi leggerò nel prossimo video, e niente, ci vediamo appunto nel prossimo video, sempre solo Forza Inter ragazzi.